Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video, sono sempre io, su Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente su Evil Genius 2. Siamo qua, purtroppo, signori, purtroppissimo, non dove siamo lasciati nello scorso episodio. Perché è successa una bruttissima cosa. Cioè semplicemente è successo che non mi ha registrato un pezzo dell'ultimo episodio. Fortunatamente mi sono accorto abbastanza in fretta e quindi non vi siete persi molto. Abbiamo sbloccato i nuovi henchman, vediamo se i nuovi servitori, anzi riesco a beccare qualcuno. Side story begun. Sì. Ok, è già in uccisione, ok. Vediamo se riesco a beccarne qualcuno, che sono i sicari in realtà, vediamo se riesco a trovare qualcuno. No? Che sembrano molto forti in realtà, perché hanno sistemato la nostra problematica di avere corpi, tonnellate di corpi qua, quindi sicuramente è buono. Sono questi? No, non sono questi. Non riesco a beccarli, vediamo più che altro se ce n'è qualcuno, che potrebbe anche essere che non c'è. No, ce ne sono zero, ok, non c'è neanche uno, sono già morti tutti, quindi già immaginate che bellezza. Quindi perfetto, ok, quindi giustamente sono già morti tutti, ma li stiamo riproducendo. Scusatemi, ho fatto anche la nuova zona qua sotto. Vediamo se mi ricordo dove è. Qua più sotto, forse qua, esatto. Una nuova zona di allenamento. Basta, in realtà poi non vi siete persi altro. Signori, non vi siete persi altro perché non abbiamo ancora completato la ricerca, che mi pare è quello che stavamo già facendo l'altra volta, che è una delle trappole, semplicemente. Un nemico sta... ok, sta scappando per il mio... da qua? Non lo so. Va bene, non lo so in realtà da dove. Ok, perché qua manca una sedia. Qua manca palesemente un pezzo di sedia. Mi sono scordato di crearlo. Potrebbe anche essere. Ok, allora dobbiamo sbloccare nuovi tipi di set. Abbiamo anche sbloccato una nuova trappola, Paywall. Perfetto, sblocchiamo altro, magnete gigante. Sto facendo ricerche abbastanza random adesso. Mettiamo un paio di queste nuove trappole qua. Vediamo, che sono queste, Paywall. È un muro in cui si paga sostanzialmente, da quel che ho capito. Allora mettiamolo qua, ci sta, no? Qua ci sta. No, però vorrei metterlo qua, sapete? Vorrei metterlo qua perché è un ottimo punto. Questo cos'è? Training has stalled. Distrugge. Non so cosa. Era una cosa finta al nostro carico in realtà. Però va bene. Perché qua non posso metterlo? Tipo, non ho capito dove va messa. No! Sono i tasti rapidi che attivano cose da soli. Scusami, qua che non c'è nessuno, tipo. Si mette qua, esatto. Quindi perché di qua non me lo puoi mettere? Potrebbe essere che hanno un buchino troppo piccolo. Di avere un po' di spazio magari, non lo so. Domando. Ah, qua tipo possiamo mettere. Oh, mettiamola qua allora. Possiamo mettere una qua e basta. Una lì, punto. Va bene, già qualcosa. Qua possiamo metterne una. Possiamo mettere. Ma qua ci servono, questi signori qua. Salaries paid. Salaries paid, ok. Qua tutti questi estintori ci occorrono. Beh sì, perché qua c'è una salettina generatori. Che in realtà ci interessa poco. Confermiamo tutto, non possiamo demolire quella stanza qua. O allungarla di qua, no. Ok, purtroppo no. Va bene, addestra combattenti marziali. Giustamente, ecco, un'altra cosa che vi siete persi nell'episodio perso in realtà è che abbiamo catturato già i combattenti marziali in realtà. Madonna, siamo straveloci a fare le ricerche. Abbiamo catturato i combattenti marziali. Ho già creato qua sotto le zone in cui fare... no, scusatemi, qua in cui fare l'addestramento. Questi brutti signori qua. Ok. Ok. Questi tizi qua se ne vanno in giro in realtà. Mettiamo un paio di trappole anche qua, Cosa dite? Tipo paywall qua, sembra buono. Mettiamo un altro bellissimo paywall qua. Qua mettiamo una bellissima trappola api. Qua si avvicinano. Eccolo qua, un sicario. Grandi.
Il sicario. No, niente, ok. Niente, signori. Questo qua comunque è un bellissimo sicario. Niente, pensavo che il sicario riuscisse a beccare questi qua travestiti, ma a quanto pare in realtà è tutta una finzione. Quindi, yay. Ok. Poi avevano detto, ho detto anche una cosa nello scorso episodio che non, che probabilmente non avete sentito, che volevo fare un percorso da di Maximilian, sostanzialmente fare una cosa che scende qua sotto, scende giù qua, scende qua sotto e poi risale da qua, giusto per non fargli fare tutte le volte il passaggio davanti alla porta della morte, perché qua dove si fa tutto il casino, quindi lì è da evitare. Ok, dobbiamo aspettare in realtà, perché dobbiamo fare l'addestramento, questo qua. Mi sa che non possiamo farlo se non abbiamo un combattente marziale prima, vero? Oppure non ne ho ordinato nessuno. No, ne ho ordinato i 30 in realtà. Ok, non possiamo farlo se prima non ne abbiamo uno, quindi. Quindi dobbiamo fare per forza rapirne un altro in realtà, quindi lo facciamo. Ok, qua sto facendo ricerche random, come vi ho detto, perché... voglio sbloccare più cose possibile, tanto abbiamo un sacco di soldi al momento. A destra combattenti marziali. Sì, io li voglio i combattenti marziali. Però non me li sta facendo. È giunto il momento. A destra combattenti marziali. Sì, ma io li voglio fare infatti. Trasforma i mercenari in combattenti marziali. Abbiamo mercenari, più che altro. Training resumed. Pochi, pochissimi. Questi non puoi... Ah, perché il mercenario diventa sicario e... ok. Andiamo a fare qualche altro cosa dei mercenari, allora. Può essere. Ah, ma mettiamo un po' di addestramento guardia anche. Qua così, voilà. Ok. Almeno sono tutti qua così in giro. Poi questo invece addestramento mercenari, esatto. Che ne mettiamo semplicemente due qua. Mettiamo tre qua. Possiamo metterne anche qua. Mettiamone quattro. Perfetto, abbiamo già ricercato anche questo. Insomma, ricerca anche di questo. Ok. E vorrei spostare Maximilian qua per dare priorità in realtà a questo signore magico qua. Però mi sa che non possiamo. Avevano tra l'altro massimo carburante disponibile al dispositivo Mida. Ah, qua li hanno beccati. Ok, bene. Hanno beccato i tizi. Ah sì, qua mi hanno ciulato. Cioè, qua non è che mi ciulano loro, mi rubano direttamente lo scaffale, mi rubano. Quindi, effettivamente è un'ottima cosa, no? No? Non vi pare un'ottima cosa? A me pare un'ottima cosa. Fantastico. Soprattutto simpatica, ecco. Molto simpatica. Qua possiamo fare qualcosa con queste? No, ecco, non possiamo fare niente. Perché qua, nel nostro casino, tra l'altro, abbiamo un sacco di persone ora, quindi... Bene, che prendiamo un po' di soldi extra. Non che ci serve in realtà, perché non ci serve particolarmente fare i soldi dal casino, visto che comunque abbiamo, ne abbiamo già tantissimi. Guardate quanti ne facciamo. Ne facciamo un sacco. E non mi dice quanto, investimenti zero, non mi dice tra l'altro quanto ne sto generando dal mondo, ma secondo me sono veramente veramente tanti, sapete? Anche perché non stiamo facendo nessuna missione in questo momento, eppure siamo messi in modo perfetto. Riuscite a fare qualche mercenario, giusto per... Oh, che grande. Ok, allora, Maximilian, se ti facessi venire qua... C'hai voglia di fare tutta la strada? C'hai voglia di fare tutta la strada e venire qua? Posso centrare la visuale su di te? Mi sembra ottimo, sì, posso farlo. Ciao. Guardate che fierezza che è Maximilian che corre. Adesso non lo vediamo. Your minions are in combat. No, non qua. Ecco, non proprio qua. The genius is under attack. Sì. Sound the alarm. Evil, fuggi, Max! Fighting, so Max, scappa! About time! Vai via, Max! Your minions are in combat! Scappa, ok. È un'emergenza, Max, vai Very via! Well. Ecco il motivo. Ed ecco il motivo per cui devo. Ed ecco il motivo per cui devo fare il passaggio sotterraneo.
perché altrimenti Max non è simpatico, ecco. Non è simpatico far passare Max da un posto all'altro, visto che rischia di morire, perché deve passare davanti a quel punto lì dove entrano tutti i nemici, sostanzialmente. Il problema sta tutto lì, in realtà. Quindi, vabbè, nel momento in cui sistemiamo quella roba qua, poi siamo abbastanza easy, nel senso. Dai, veloce, quanto... Tra l'altro, poverino, è strabasso e è abbastanza grasso, Max, quindi ci mette 3 ore a fare... Ok, eccoci qua. Siamo arrivati. Ora ne ho la luna e ricarica Maximilian, sì. Grazie. Olà, per favore. Ah, mi consuma morale. Questo mi consuma intelligenza, va bene. Dai, vieni qua, che me ne serve uno solo, poi potete andare con calma. Niente, non ce la fanno. Qua cosa starà facendo? Dove starà andando questo signore qua? Da nessuna parte. Ok, grande. Ecco, ce n'è un altro in realtà che arriva qua. Ok. Ce n'è un altro che arriva qua, dai, veloce, che poi li potenzi. Eccoli qua. No, okay. Non sono loro. Guarda, facciamo lo stesso così. Missione completata, signori. Grandi, un'arma vivente. Achievement sbloccato. Task complete. Benissimo, facciamo dare la ricompensa, dai. Where are your weapons? I am the weapon. What ammunition do you take? How do I reload you? Protein bars, mostly. Training has bene. Stalled. Molto molto bene. Molto 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 bene. Perfetto. Your allora. Are in combat. Sì. Domanda tecnica tattica. Devo mettere altre cose io qua dentro? No, solo decorazioni. Your vaults are full. Quindi non particolarmente. At last, something worthy of my skills. Evil minds think alike. La cosa positiva è che siamo già pronti, quindi adesso dobbiamo fare altri. E teoricamente abbiamo tutti i servitori nella zona fortuna. Esatto, sì. Abbiamo tutti i servitori della zona fortuna. Io spero che succeda qualcosa di buono. Almeno adesso riusciamo a difenderci un pochino. Speriamo. Ok, abbiamo, in realtà dobbiamo sbloccare altri, tutti li sbloccheremo, sia l'altro scienziato sia l'altro imbroglione, tutto sblocchiamo, perfetto, quindi no, non dobbiamo andare nella quest, andiamo a farlo subito. Oh, è tornata anche lei, Janet la piratessa. Reset del server, perché 2 missioni ci sono? Janet, dopo quell'attacco tutta che dimostra per essere dei tuoi piani, forse dovresti portarla qui viva, sì, lo voglio subito. Sì, posso farne 2 contemporaneamente? No, vero? Mi sa di no, esatto. Lo voglio subito comunque. Lo voglio. Cattura Janet Bomb sul palco mondiale, sì. Sì. Dov'è? È qua. È questa. Sì. Vai. Che almeno abbiamo un secondo henchman. Il che sicuramente aiuta la nostra causa. Visto che l'ultimo è morto totalmente. Perché abbiamo deciso di sistemarlo. Cosa... simpatica, a trap, no? Has been triggered. Abbastanza easy. Dai, mi manca una guai. Oh, grandissimi. Training has stalled. Dai, venite qua, veloci. Dai. E lui? Eccoli. Your minions are in combat. Vai. That was fantastic. You're clearly worthy of my skills. What do you need me to do? Ah, si unisce così? Ah, beh, se si unisce così, benissimo. I'd like you to impress me. Fail to do that, and I'll kill you myself. Sure, I can do impressive. Let me prove myself. You have a criminal record on one of these continents, right? On all of them, actually. What if I told you there was a way to make one of those records disappear? Let's have some fun. Okay, mi sa che non è così semplice. Esatto, tira un tecnogente sul palco mondiale. Non è effettivamente così semplice. Guarda caso, un pochetto me lo aspettavo. Ma si è unita adesso a noi? No. Ok, quindi bisogna fare tutto il giro tecnico-tattico. Dai. Ma
Adesso un attimo, Max lo lascio un attimo lì sperando che non, spero che non muoia. Something is wrong with either the minions or the training room. Allora, fate fuori questi dieti, signori, per favore. Tanto sono debolissimi, dai. Oh, grazie. Perfetto. Ma no, hanno le pistole laser in mano. Spero che qualcuno faccia qualcosa. Dai, avete fatto? Non avete ancora. Bene, ha sbloccato nuove trappole. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Facciamo questo anche. Va bene, inizia. Task complete. Incarico completato. Benissimo. Cattura un tecnogente. Cattura un tecnogente nel covo. Ok, teoricamente l'ho appena catturato. Dovremmo. Sicurezza di due camere massime 12. Abbiamo troppe telecamere, no? Ok, non è vero. Ok, teoricamente, se non vado errando, mi stanno portando questo soggetto dove? Nelle prigioni. Io immagino. Ma sapete che non ne sono per niente sicuro. Assolutamente, visto che non sto vedendo nessuno di catturato. Cattura un tecnogente nel covo, quindi mi sa che. Your vaults are full. Lo so, costruisci più depositi per loro. Questo mi sa che è un tecnogente. Tecnogente. I need that intruder taken in once you locate them. Lo voglio adesso. Al volo. Dai. No, e tra l'altro ha pochissima vita, quindi. Ah! Lo stiamo già scortando. Ah, ok. Allora va bene. Ah no, ma mi sa che in realtà no, era proprio entrato e questo stupido PR l'è riuscito a catturare. Quindi niente. Quindi sono più potenti i servitori imbroglioni invece dei forzuti. Mi sembra un'ottima idea effettivamente. Ecco, dai, morite ben bene per favore. Niente, le guardie fanno proprio cagare comunque le guardie. Ma fammene tenere meno di guardie, per favore, perché fanno veramente schifo e non aiutano. Facciamo che ne facciamo più. Oh, questi qua sono più forti. Le guardie sono abbastanza scarse, sono. Ok, sblocchiamo anche questo tipo di porta, porta rinforzata. Non ho sbloccato qualcosa in realtà. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Da mettere in un sudubi. Non so dove lì. Qui? Qui? Oggetti. Your criminal networks are idle. Ah sì, stazione fitness. Consider running some schemes. Abbiamo. Boh. Research has begun. Diciamo che la ingrandiamo di uno, visto che non so. Non so se ci stiamo bene. Mi sa di no. Training has stalled. Mi sa che devo smontare un letto, vabbè. Al massimo lo facciamo. Vabbè. Sì, non ci sta. No, due in realtà devo. Ah, no. Da tutte le parti in realtà. Beh, smontiamole. Fammeli spostare qua in realtà. Sì. Ok, beh, questo. Ok, questo lo mettiamo qua invece. Beh, ma qua, scusami, io posso fare in realtà così. Esatto, così mi ci paid. Non devo vendere niente, in teoria. No, forse devo vendere lo stesso, vediamo. Sì, vabbè. Va bene lo stesso. Dai, facciamo così. Non è il massimo della bellezza. Abbiamo già sbloccato anche la porta. Perfetto, servitori, andiamo questa. Aumenta intelligenza. Aumenta intelligenza dei servitori, va bene. I nostri minions sono in combattimento. Ok, allora interroghiamo questo magico. Interroga un tecnogente. Interroghiamolo subito. Questo bellissimo tecnogente. Your minions are in combat. Allarme rosso, per favore. Perché. Battle station. Stanno arrivando grossi soldati in realtà. Stanno arrivando tanti soldati cattivi e potenti. Il che assolutamente non aiuta. Visto che sono talmente potenti che in realtà non triggerano le trappole. Il fatto che non triggerano le trappole è un problema in realtà. Okay. Your minions are in combat. E comunque i nostri servitori sono abbastanza scarsi. Sono quite scarsi.
Questo cos'è? Research has been paused. Aumenta il morale, sì. Dovrei fare questo, ma non posso farlo. Your votes are full. L'avete interrogato? Cancella il registro FDG sul palco mondiale. Facciamolo. Your henchman is in combat. Tipo qua, cancella. Rimuova la tensione ugualmente, vai. Ok. A henchman is in danger. Iris in danger, ok. Qua tra l'altro hanno tutta la vita praticamente, il che non è buono. Il che assolutamente non è buono. Le trappole non si attivano, vedo. Your minions are in combat. Qua abbiamo ovviamente tre minion in croce che ci riescono a difendere, vero? Eh beh. Non avevamo mica 8 miliardi di guardie, no, mi sto sbagliando forse. Non avevamo 1 milione di guardie, siamo arrivati ad averne 2, 1 e 2. Però siamo veramente potenti, signore. Adesso arriva uno stream. Prima non gli fa niente di danno. Your minions are in combat. Non gli fa niente di danno, vabbè. Ok, cancelliamo questi registri. Sì, stiamo in allarme rosso perché questi sono cattivi. Tra l'altro questi non fanno niente, scavano in giro e fanno su casino e basta. Sì, vabbè, sparano un colpo e muoiono, quindi. Il problema. C'è un problema in realtà. Fermati, abbiamo un problema. Devo spostare Max da qua al suo layer. In realtà. Sì. Devo riuscire a spostare Max qua sopra. Very well. Non so se riusciamo a farlo. Prima che questi ritornino qua. Ecco, bravi, andate di là. Bravi. Bravissimi, andate di là così. Intanto Max può passare da qui. Ok, grande, Max ce l'ha fatta passare. Quindi spostiamoci qua in fondo. Ok, dai, veloce. Bravo. Ok, bravissimo, passa tranquillo. Ora abbiamo ancora un problema. Qua sotto c'è una scala, esatto, ci sono due scale che portano a questo punto. Una di queste scale arriva dall'altra parte, quindi è importante che tu arrivi Evil never molto in fretta qua sotto. But must sometimes sit down. Questa chi è? Awaiting input. Scagnozzo. Questo che è? Servitore. Okay. Come mai entrano tutti qua dentro da me? Allora, vediamo se sto. Ok, sta scendendo. Ok, è al sicuro in questo momento. Molto bene, grazie. Ok, perfetto. Molto bene. A trap has been triggered. Ok, grandi. Attivate le trappole, fate. Guardate, non riescono neanche a morire, non riescono, hanno troppa vita, però dai, si stanno sistemando pian piano in realtà. Li stiamo sistemando pian piano. Pian piano. Sì, dai, hanno 40 di sì, dai. Dobbiamo mandargli addosso ondate e ondate di nemici, ma perché il problema di questi signori qua è che hanno i fuciloni da lontano. Cosa abbastanza grave in realtà. E a noi serve, vedete, perché se continuano ad arrivare tizi si ammassano tutti e non possono sparare. Questa ha piena vita, questa ha 40 di vita, questa ha quasi piena vita, questa ha tantissimo. Quindi in realtà the solution is assoldiamo altri signori. Your minions are in combat. Ok, ma tra l'altro questi qua rimangono. Gli imbroglioni dei scientifici rimangono vivi, ma spariscono dalla base, non capisco dove vanno, tra l'altro. Ma si chiudono nelle stanze, tipo, ah sì, si chiudono nelle stanze. Si chiudono nelle stanze, ok. Ok. Domanda invece, volevo così, giusto per sicurezza, avere una porta, esatto, rinforzata. Allora, è efficace contro i sabotatori, ma i ladri possono superarla facilmente. Ok. È efficace contro i ladri, ma i sabotatori possono superarla facilmente. Ma io comunque metterei in realtà. Sapete che facciamo una cosa? Facciamo una cosa abbastanza tattichella. Facciamo, come mi avete suggerito anche voi nei commenti, un corridoio pieno di porte.
Non adesso però, l'opera lo faremo. Mettiamo una porta rinforzata qua. Grazie. Mettiamo una porta rinforzata anche qua. Mettiamo, anzi, porta, mettiamo una porta normale qua. Ok, quindi questa la spostiamo qua. Anzi no, qua mettiamo una porta con i laser, mettiamo. Ok, mettiamo porta laser, porta normale, porta rinforzata proprio qua, qua da max, che almeno teoricamente è impossibile che passino, però potrebbe sempre succedere, speriamo di no. Speriamo proprio di no. Ok, ma riusciamo a far fuori... Riusciamo. Siamo riusciti a far fuori quasi. Riesce, brava, spara, distruggi per favore. Abbiamo sistemato i nemici. Oh là, siamo un pochino più tranquilli. Ok, assoldiamo un po' di operai. Assolda. Benissimo. Perfetto, siamo tutti tranquilli adesso. Ora completatemi la quest, per favore. Cancellate i registri dal palco mondiale. Che è una cosa abbastanza importante. Tanto mi servivano solo, esatto, solo scienziati che ho già, quindi... Vi prego, fate qualcosa. Provate almeno a fare qualcosa. Poi... non so. Task. Ok, perfetto. Non arrivare, entrano le risorse per il tuo piano. Ti ho dato per tutti, soprattutto per te. Benissimo, grazie mille. Boss criminale. Raccogli ricompensa. It's done. I've wiped out your heat from that region. It's like you never existed. Molto bene, effettivamente. I have to admit, I'm impressed. That doesn't happen easily. There's a seat at my table for you. Grazie. Really? You mean it? I'd shake your hand, but the static would give you a nasty shock. Happy to come aboard. Oh, finalmente. If you break anything, I'll break you. Keep that in mind. Finalmente, signori, abbiamo un altro henchman. Dov'è? Meno male, Janet Bond. Detonazione remota. Accala le munizioni di agente rivoltando le armi contro loro. Gli effetti possono variare. Ok, bersaglio per Janet. Agire un fire, riavvia il flusso dei neuroni e rimuove parecchie diffidenze da un investigatore. Ok, e hai un sacco di vita. Tra l'altro, molto di più di Iris. Sei veramente cattivissima, il che mi piace. Molto bene. Ok, vediamo se hanno costruito la mia porta rinforzata. Livello 3, ovviamente. Livello 3 e anche questo livello 3. Tutte le porte qua sotto a livello 3 devono essere. Ok, tra l'altro vorrei mettere anche qua una porta. Vorrei, però... No, dai, non lo facciamo. Laggatona. Ok. Bene, dai, abbiamo fatto quello che volevamo. Quindi, signori, da Jurassic Ocean 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi, signori, ci vediamo direttamente al prossimo episodio di Evil Genius 2. In cui, signori... continueremo a finiremo in realtà la quest e sbloccare nuovi tipi di servitori, quindi faremo quello e procediamo con la storia. In realtà siamo abbastanza avanti, quindi secondo me potremmo già essere quasi verso la fine del gioco, sapete, perché ormai abbiamo, dopo aver fatto questa missione, abbiamo già tutti i servitori, abbiamo già quasi tutte le ricerche, ci mancano solo l'ultima zona, quindi secondo me siamo verso la fine. Comunque, signori, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!